Alberto Bagnai, il tramonto dell'euro. Io non lo so chi è Alberto Bagnai, così come Alberto Bagnai non lo sa chi sono io, ma non ha importanza. Il fatto è che ieri il libro di Alberto Bagnai, intitolato Il tramonto dell'euro, è stato mostrato in un video e creato da due miei amici, i quali sono Tommaso Minniti, vedete, Tommaso Minniti sta scritto anche qua, vedete? Tommaso Minniti e Mario Cicciello hanno fatto un magnifico video dove hanno fatto vedere le mie opere e hanno mostrato anche il libro di Alberto Bagnai intitolato Il tramonto dell'euro. Ora, Alberto Bagnai, e mi pare che abbia fatto la grande scoperta dell'acqua calda, ha scoperto l'acqua calda, oppure ha scoperto le lontane Americhe, perché tutto tramonta a questo fondo, tutto tramonta a questo mondo, tramontiamo anche noi perché moriamo, si nasce e poi si muore, anche le monete nascono e poi muoiono, l'euro è una moneta, e vale come una qualsiasi altra moneta, prima c'avevamo la lira, prima c'era il franco, c'era il marco, c'erano le monete, e prima ancora c'erano ancora altre monete, sempre indietro, c'era, nell'antica Roma c'era il sesterzo, e ancora indietro. E le monete, il fatto è che il tramonto dell'euro, scritto un libro Alberto Bagnai, il tramonto dell'euro, ma Alberto Bagnai avrebbe dovuto scrivere un altro libro intitolato Tutte le monete tramontano, solo il sudore non tramonta mai, perché qualsiasi siano le monete in circolazione, in patriarcato ovviamente, perché vedete io parlo del matriarcato del patriarcato, del matriarcato del patriarcato, perché in patriarcato tutti dicono peste e corna dei ricchi, però tutti vorrebbero essere ricchi, tutti vorrebbero essere ricchi, capito? Tant'è vero che ci sono le lotterie. E le lotterie sono state fatte per il popolo sovrano, perché tramite le lotterie il popolo sovrano si può arricchire. E il fatto è che in patriarcato c'è un grande Dio che si chiama Dio denaro, e tutti lo vogliono, tutti lo adorano il Dio denaro, lo adorano tutti, sia i ricchi che i poveri. Per cui Alberto Bagnai, col suo libro Il tramonto dell'euro, ha fatto la grande scoperta dell'acqua calda. No, Alberto Bagnai doveva scrivere come ha scritto in questa ultima opera Serafino Massoni, che ne ha scritte tante le opere, ne ha scritte tante, 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 e Alberto Bagnai doveva scrivere un altro libro intitolato Tutte le monete tramontano, solo il sudore non tramonta mai. Passano le monete, ma il sudore resta, e per ciascuno di noi il sudore rimane dalla nascita alla morte, cari amici, va bene? Bene, ok, ci siamo capiti. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.